Buonasera amici, benvenuti a Salottino Distaccato questa sera, perché abbiamo finito oggi di vedere la fiera. Esatto, siamo stanchi morti. Stracotti, siamo all'alba ormai quasi delle 11 di sera, ma la fiera è stata veramente molto bella, abbiamo visto tantissime belle chitarre, infatti adesso ve le mandiamo un po' a rotazione. Così per farvi vedere, insomma, quello che abbiamo visto noi dal vivo, abbiamo toccato con mano, vero Paolino? Prezzi stratosferici, veramente. Per pochi, c'erano le cose molto belle, si sono rivelate comunque degli investimenti veri e propri, non facili da sostenere, per, insomma, che è un lavoro normale, non è proprio facilissimo. No, alcuni prezzi di alcune chitarre devo dire che mi hanno inginocchiato. Sì, c'era molto bello lo stand di Tomassone con insomma dalla Standard alla Custom Shop Murphy Lab con dei prezzi che si aggiravano fino ad arrivare a 21.000 euro per la Grini, però mediamente una Murphy Lab siamo sugli 8-9. E che ragazzi, è una roba. Sono gran chitarre. Importante. Sono gran chitarre, leggerissime, perché comunque. Sì. Molto risonanti, non c'è niente da dire, comunque suonano diversamente rispetto a una normale, poi che anche la Standard suoni molto bene, però quelle hanno una marcia in più, anche visivamente fichissime. Sono fichissime, una delle più fichissime che mi ha fatto impazzire è stata la Stratocaster di Buddy Guy. Assolutamente, quello è stato un colpaccio, perché poi era in basso, non ce la siamo quasi. Siamo ripassati e non c'era più. Secondo me magicamente l'hanno comprata. Polkadot, molto molto bella, molto vecchia, perché sì, era una signature già, perché aveva già la firma sopra, quindi sì, era una signature. Era firmata da lui. Però secondo me stiamo parlando di una signature degli anni 80, anche prima, perché era veramente tenuta anche in maniera un po' rozza. Sì, 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 era vissuta molto. Era vissuta. E poi mi è piaciuto molto il reparto vintage, no? C'erano chitarre che i prezzi volavano veramente. Sì. Di investimento pesante, che veramente ti chiedi come si sostenga. Cioè, c'era un pensate, c'era un banchetto che noi abbiamo stimato. Abbiamo fatto una stima, io e sì, Paolino, così. In un banchetto di 4 metri quadrati ci saranno stati circa 1,5 milioni di euro. Sì. Era veramente una cosa pazzesca. Chitarre fantastiche, dei colori poi. Sì, perché poi erano tutti custom color, cioè non ce n'era una che non fosse un custom color. La Silver era stupenda. Poi quante ne ho viste nella mia vita? Nessuno. Neanch'io. Credo che fosse quel custom color lì, era unico. Sì, e quello che mi ha stupito è l'amplificatore che aveva lì. Mamma mia, come l'ha chiamato? Perché gli ha dato un nome. Poi dice che faceva, c'aveva il Champion, c'aveva, e poi c'aveva questo che c'aveva i fasce. Il Tolex, una roba particolarissima. Anche fare Fender, fighissimo, con una pazzesco, con un box di legno durissimo, proprio, sembrava di quelle cose che da tirare su, fai fatica, no? Però, sì, però all'inizio io l'avevo confuso con un Gibson. Vi metto la foto, così lo vedete, sì, dovrei aver fatto una foto, ve lo metto. E lo mettiamo lì. Stavo confuso con un Gibson, perché Gibson faceva con il logo grosso Gibson, però pensavo, sai, un Gibson che è caduto il logo, No, e invece no. Qui c'era un Fender strepitoso, che poi adoro, sono i Fender, quindi che fa il Fender, non so cosa. Ah no, è proprio quello. Mi è piaciuto anche lo stand di Piazza, che è un stand enorme. Anche lui era veramente uno stand importante, con delle cose particolari. Tutto il palco che aveva preso, il palco dove c'erano le Angelico. Esatto. Stupende. L'Angelico che poi io avevo provato la XL, e devo dire che sono chitarre rifatte in maniera, fatte veramente bene, cioè una perfezione di fretto, cioè addirittura sai quando c'è proprio una semiacustica e poi vai a finire sulla Epiphone, vai a finire o sugli Ibanez, con tutto l'amore che ho prima, mandare un'occhiata alla Angelico, secondo me è il caso. Una chitarra che mi è piaciuta tantissimo è stata quella Gretsch che aveva.
Parli della Penguin o la Penguin? La Penguin, quella lì. Quella Penguin lì, che cosa va? Il motivo Paisley, se non mi sbaglio. Sì, bravo, un motivo Paisley scuro. Scuro. Con la leva Bixby. Aveva il Bixby, così, bella, molto bella. Una linea ovviamente Japan, fantastica. Non è, io pensavo fosse la Custom Shop. Anch'io ero convinto. Talmente era bella che ho detto questo è Custom Shop. Invece era una semplice Japan, che è comunque il loro top di linea prima del Custom Shop. Chiaro. Poi vabbè, avevano la White Falcon. Beh, ci dice anche la White Falcon, che vabbè, spara un po' la Billy Duff, bella. È tanta roba. Eh sì, io ho due greci, quindi ho una Big Body, follow Hollow Body, bella, sì. Mi è piaciuto anche tanto il piccolo stand della Ortega. Aiutami perché sono stanco, non me la ricordo. Ortega aveva lì un gran bel banjo. Ah, sì? Aveva quelle chitarre di stile dobro. Allora, stile dobro, quella che avevamo la visto con quel ponte che aveva le corde, che mi hai detto, le corde. Le corde della da Dario. Bellissimo, piccolo stand, ma chitarre giuste. Da fiera proprio. Sì. Sì. Sono stati abbastanza. Posso citare uno? Dai. Tanto piace anche a te, Biasibetti. Io ragazzi ho conosciuto Biasibetti che avevo 200 iscritti. E lui era uno dei primi, mi ha detto no, facciamo il video, non ti preoccupare. Cose. E con questi flipper, no? Cioè con queste basi di flipper fai i corpi. Per me, io ho sempre detto, io me la devo fare, scusatemi, mi suona tutto il telefono. Ma io l'ho detto, mi devo fare una Biasibetti prima o poi, perché era fantastica. Belle. Piaciuta anche a te? Sì, strepitose, cioè queste chitarre, sembra di fare un tutto nel passato. Hai fatto il video, quindi magari mettiamo tutto, mettiamo dei piccoli short, tanto poi il video della fiera andrà da solo, vi farò un qualcosa di panoramico, così fate voi quattro passi in fiera. Bello anche lo stand appunto dei pletti della Pix, che era da tanto che volevo, appunto dovevamo trovarci con loro, perché avevo già fatto un video di questi pletti particolari fatti con le stampanti 3D e con un grip molto particolare, no? Quella curvatura che... Certo, quella curvatura che poi è quella curvatura naturale che quando schiacci, esatto, forma, no? Questa onda che ti tiene fermo il pletto. Sono stati carinissimi. Ti hanno subito riconosciuto subito al volo, anche se l'ho accorciato un po' la barba, ma però ti hanno beccato. Sì. Invece io menziono l'onore, ma perché sono 20 anni che ormai lavoro con loro, cioè lavoro con le loro chitarre, e, insomma i Ibanez hanno guarda, strepitose. Hanno finalmente fatto una cosa che non una vita che pensavano. Cioè, le Gio, che sono questa entry level, no, dell'Ibanez, comunque fatte molto bene, con dei manici tirati luci, cioè sempre molto dritti, sempre molto chitarra economica. Ma mancavano sempre del famoso Floyd, perché il primo Floyd che potevi incontrare era sull'RG350, che non era cara, però era già una 350. Invece adesso hanno fatto la linea Gio con il double locking, cioè sì, con il Floyd Rose, sì, oppure con delle opzioni nuove di colore molto molto belle, che non c'erano prima. Quindi devo dire che finalmente c'è questa apertura. Beh, Ibanez comunque, le Prestige. Le Prestige, poi la Ribasilio nuova in colore bianco, che prima sai il porpora, magari non è che piacesse a tutti, siete d'accordo da schietti più minuti. Però il bianco è bello, poi hanno la nuova Universe, la nuova Gem, la nuova Pia, scusami, quella Swirl. Sì, bellissima. La Mirror di Satriani degli anni 90, che era... Fantastico. Non si potevano toccare, ovviamente. No. Però, insomma... Una bella chitarra. Sì. Altro bello stand, mi è piaciuto tanto quello della Yamaha. Guarda, quello della Yamaha, ho fatto un video apposito, perché mi ha attirato tantissimo un mio allievo che è tedesco, aveva una Revstar che non è arrivata, che mi ha confermato che è difficile trovare qua. Infatti una molto bella, tipo un Cadillac, non so come. E mi ha fatto vedere veramente delle cose
hanno fatto le acustiche, il transonic, una cosa che praticamente un'acustica che gli esce gli effetti direttamente dalla buca. No? Ah, sì, questa. Però è diverso dal brevetto che aveva fatto il primo, una ditta francese che, scusatemi, LAG, aveva fatto una cosa simile. Però questi l'hanno portato al next level, proprio, cioè, un'altra roba. Ed era veramente da provare. Sì, c'erano tanti luthai molto bravi, con delle chitarre strepitose, veramente molto belle. Vabbè, c'era l'LTD. Sì, c'era Mogar. Mogar lì, loro portano sempre FGN. Grandi chitarre, FGN mi sono piaciute molto. FGN, guarda, è molto... è un brand molto poco italiano, no? Cioè, piace poco agli italiani, nel senso che noi... FGN è Fugigen, no? Quindi libanese fondamentalmente. Però loro hanno aperto una cosa che fosse diversa e hanno iniziato a fare dei look un po' più classici. Ma belle, proprio sì, belle, molto belle. Okay. E bisogna vedere se riuscirà ad avere un po' di successo, perché non è facile bucare questo... sempre Fender, Gibson, o Ibanez, Jackson. Beh, certo, ci sono questi grossi brand che oscurano un attimino quelli emergenti e fanno abbastanza fatica, però vedo che comunque si stanno impegnando, stanno facendo sempre chitarre nuove, stanno facendo sempre modelli nuovi e anche le colorazioni sono usciti. I colori fantastici. Sì, poi menzione di Mogar, perché alla Michael Kelly, che questa cosa che non, allora, noi adesso bisogna dire cose buone e cose negative. Giustamente mi facevi notare il poggiatura di fret sulle prime linee di fascia di prezzo non era straordinaria. Bisogna dire che forse c'è meglio a quella fascia di prezzo. Nelle fasce più alte però era interessante. Sì, molto. Infatti voi, chi mi segue sa benissimo che io sono uno molto pignolo sui tasti, sui fret. Quando prendo in mano una chitarra, una delle prime cose che guardo è proprio il manico, la posizione dei fret, se sono messi giù bene, e questa fascia economica, diciamo, non erano proprio messi giù bene, si sentiva, ma è una cosa millimetrica, proprio perché sono pignoletto. Poi forse li paragoniamo tanto a quello che era di fianco, che era LTD, che faceva dei lavori incredibili. Avevamo ESP, LTD, Fugigen, no? Questa FGN, che allora rimani, no? E fai paragoni che non dovresti fare. Esatto. Ho visto, c'era uno stand della Frog dove oggi pomeriggio c'erano dei ragazzi che suonavano un Harley Benton Fusion. Mi ha lasciato molto molto stupito dai suoni fantastici che aveva questa chitarra low cost, diciamo. Guarda, tu sai che io sono il peggiore a cui chiedere, perché io purtroppo, e la gente non ci crede, perché molto spesso mi tacciano di essere un po' snob sulla Harley Benton, ma non è vero, io non l'ho mai provato. Non l'ho mai provato. Oggi volevamo farlo e quando siamo arrivati non c'era più. Esatto, quando ho detto dai Paolino, portami, andiamo a vedere, purtroppo non abbiamo avuto l'occasione, ma da quello che abbiamo sentito in lontananza di cose, effettivamente sono ragazzi, cioè, era importante. Cioè, è vero che aveva dietro un amplificatore importantissimo. Cosa aveva? Mezza barba? Aveva mezza barba. Frog. Ok, Frog. Testata valvolare con cabinet, adesso non so se era un 4x2. Parliamo di un high gain, perché quindi una certa compressione, sai, le chitarre, dovresti un po', almeno io quello che faccio, come fai tu anche, cioè bisognerebbe vederli un po' in tutti i terreni, no? Quindi abbassando un po' il gain, vedendo come si comporta, poi... Ovviamente una chitarra Fusion, se gli devi dare botta, allora poi la giudichi sul suo territorio. Però, no? Sì. Tante belle chitarre, tanta bella gente, abbiamo trovato anche tanti youtuber, tanti colleghi youtuber, oggi è stato bello perché insomma una specie di reunion. Sì, direi che è stato bello, ma proprio il bello è proprio la condivisione che c'è tra gli artisti, tra la gente che fa i video, tra i creator, tanto che
Stefano, mio amico Stefano Rossi, ha fatto un bellissimo intervento con i creator, con i principali creator. E insomma è stato, è venuto fuori un dibattito. Salutiamo creator che passano. Esatto. In questo momento Barbetti sta andando a nanna. Ciao. Quindi parlando di quello, è bellissimo proprio questo, questa cosa di... Sì, questo è stato un caso. Cioè noi tutto il giorno che... Tutto il giorno che rincorriamo Barbetti, che dobbiamo fare due chiacchiere, in sera non siamo riusciti perché lui era impegnato a fare il suo lavoro, noi il nostro, eccetera. Siamo ritornati a dormire nel nostro albergo e lui dormiva nel nostro stesso albergo. Infatti adesso ci siamo salutati insieme per la buonanotte con lui. Ho fatto due parole. Sì. Poi, vabbè, menzione di gente che abbiamo sentito suonare, vabbè, mio amico per modo di dire, insomma, che conoscente Martongelli, che sta Bravissimo. lavorando con Alex Lifeson, e insomma presto lo porterò sul canale, quindi è una cosa. Tanta roba. Vanito Non ha fatto un bellissimo concerto, insomma, una bellissima dimostrazione al Dogal Cable, no? E insomma è stato, Sì, c'è stato vabbè. Carlo Dipinto che ha fatto alcuni Ah, tu l'hai pezzi. visto? Sì, io non. Sì, e tu stai facendo un vlog da un'altra Stavo parte, io mi facendo un sono vlog. fermato a sentire Carlo Dipinto che ha fatto 4-5 canzoni di Jeff Beck, chiaramente, perché Lui è proprio patito lui è di. l'ombra di Jeff Beck e le ha fatte in maniera strepitosa, È spiaciuto. è stato veramente bravissimo. Poi, chiaramente, altri musicisti, c'era stato lo stand di Marco Fanton che... Marco, se ci stai seguendo in questo momento, mi dispiace, avevo detto dai, ci vediamo, ma no, non sono più andato. Ma quelle 4-5 volte che siamo passati, però era sempre full, preso molto. Phantom è Eh sempre sì. numero uno. Sul digitale non c'è nessuno che lo batte. Esatto, cioè sai quando sei proprio, perché lui è l'unico. Lui è l'unico che è fractal, sai, lui Sì, è. sì, sì. Secondo me sul digitale, ecco, se qualcuno di voi vuole farsi una cultura sul digitale, sicuramente non guardate il mio canale. Ma andate a vedere il suo, cioè Marco Fantone è proprio Certo, ma devo dire professionista. neanche il mio, vabbè io sono un didatta, no? Uno, però lui è un cultore proprio del Sì, sound è digitale, bravo, è sa fare. bravo, sì, Il suo ingaggio. campo è fortissimo. Stefano Rossi, come hai detto tu prima, l'abbiamo incontrato, abbiamo fatto due chiacchiere. È sempre un piacere parlare con lui Vabbè, ma perché è una Stefano è persona un mito. solarissima. Un mito, a me Un piace mito, assoluto. Io con lui mi sento una settimana sì, una settimana anche. sì, è bravo, ti fa sentire a casa, Sì, è una persona che ti fa assolutamente. sentire a casa, Assolutamente di casa, perché Veneto, chiaramente Venetone lui, lui come Vanni, anche Vanni che parlava sono proprio di casa, di qua. E poi va bene, la persona che mi ha fatto molto piacere vedere oggi è stato Massimiliano. così. Beh, cioè, assolutamente, ragazzi, Massimiliano. È un follower comune, ma ormai non possiamo più definirlo follower, diciamo, è un Assolutamente. amico, una persona che si è spesa per i nostri canali in maniera mostruosa, Incredibile. e anche lì una persona bella. Sì, La cosa, sarà. forse, faccio una domanda, non è la cosa più bella di queste fiere, il Sì, fatto di incontrare. confermo. Il bello appunto di questa fiera è, oltre ad aver visto chitarre strepitose, ma è stato proprio avvicinarci innanzitutto ai nostri follower Sì. e conoscerli, scambiare due parole, insomma è stato molto bello, a parte appunto Massimiliano era tanto che volevamo Sì. vederci, è stato questa fiera ci ha avvicinato, è stato stupendo passare un pomeriggio con lui, ma mi è capitata una cosa bellissima stamattina, mentre guardavo le chitarre eccetera, c'è stato questo ragazzo che mi guardava come se fossi... Non so cosa, no? A un certo punto io guardo e dico, faccio qualche problema, Sì, ho fatto qualcosa. Ma sei quello del salottino blues, ma è no? fantastico. Era Sì, entusiasta mille a mille. anche a me è una cosa che piace molto perché vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro. Sì. Tra i selfie, magari ti chiamano il selfie così, è un atto di stima, cioè, e questo va ripagato sempre con un buon lavoro, un ottimo lavoro. È importante perché vuol dire che Bravo. stiamo facendo bene.
Sì, che... sì. Ah, è bello vedere la gente che poi è contenta di scambiare le chiacchiere. Sì, perché poi li vedevo molto presi dalla fiera, io li vedevo proprio... Devo dire che quest'anno mi è piaciuta molto di più dell'anno scorso, perché c'era veramente tanta, tanta gente oggi. Sì. Cioè sabato, noi parliamo di sabato, sì. 18. Purtroppo, per colpa mia non ci, no? Per colpa mia non ci saremo. Domani siamo impegnati altrove. Si parte per la Spagna, quindi siamo impegnati altrove. Ma oggi ho visto veramente molta più gente dell'anno scorso. Assolutamente, c'erano veramente dei momenti che non camminavi proprio. Esatto, una cosa strapiena, e ci sono 50 stand in più dell'anno scorso. C'è tutto un padiglione in più da quando io ho fatto il dimostratore per Ayrton, 2 anni fa. Era sempre stato il padiglione 11. Questo ce l'ha il padiglione 5 e 11, quindi praticamente due capannoni straful di roba, molto intelligenti, dividere il vintage dal modern. Bravo, chi ha organizzato la fiera è stato intelligentissimo. Sì, allora ringraziamo Luca Friso, perché veramente senza di lui, senza Luca non avremmo veramente questa importanza. Veramente, è stata organizzata bene, fatta bene, dividere i capannoni sono stati una cosa... eccellente. Io non mi schiodavo più da quello vinto. Padiglione 5 era incredibile. Padiglione 5 era veramente, c'erano due o tre cose che erano fenomenali. Cesco Guitar, mamma mia, Cesco Guitar è una cosa. Beh, Cesco cioè anche grandi contatti, cioè comprano da lui, Kenneth è comprato da lui. Una mia impressione, ma è partito di Mark Knopfler. direi di no. Pezzo non da poco, la 60 di Roberto Radius, che è un refinish, perché hanno fatto un lavoro pessimo negli anni 90. Io me lo ricordo, me la ricordo in un Guitar Club, io ce l'ho ancora a casa. Guitar Club che io ho delle pornografie per me. Sì, anch'io. Comunque, io mi ricordo un top magnifico e di dire, cavolo, questa è una chitarra che mi piacerebbe proprio vedere così. E oggi mi sembrava, questa di Roberto Radius, la 60 di Roberto Radius, era fantastica. Bella, bellissima, mi è piaciuta tanto. Parlando appunto di Guitar Club, è cambiato molto come giornale. Guarda, io però in questo non ti posso essere d'aiuto, perché quella è una delle poche coppe, perché io ero io una ventina, 25 anni che vado in Spagna per vacanze, poi adesso mi sono trasferito da 2 anni. Ma in Spagna c'era il miglior giornale sulle chitarre, che si chiamava Guitarrista, che era la versione tradotta di Guitar Club inglese, quindi che era veramente bella. Come tutte le cose è finita, non c'è più, ma io ero iscritto, me ne facevo parlare nella casa, io a casa ho circa una novantina di questi chitarre, quindi molto di quello che so di quello. A me piaceva Axe, te lo ricordi? Axe, c'era Guitar Club, era bello, ma più vecchio, un po' più vecchio era Axe. Axe era veramente più bello, avevano un direttore della fotografia che fotografava bene, più tecnico, più fotografie, più sì, le parole giuste. Invece Guitar Club ogni tanto... Era molto commerciale. Sì. Oggi diventa ancora più... Guarda, io un po' che non lo compro, poi a meno in Spagna non arriva, però però è così. Bene, io direi che... Si è fatta una certa. Fatta una certa e comincia a avere la palpebra che cade. Cioè, stai calando la palpebra, sempre per colpa mia dobbiamo svegliarci più presto. Mattina sveglia presto, colazione, autostrada, aeroporto e si torna in Spagna. Si torna in Spagna, devo tornare in Spagna, con questi 30 gradi. Ma guarda un po'. Il mare, le qua palme. Siamo ancora con le felpe. Il mare, le palme. Potete anche compatirmi. Se sì, volete compatirmi, è il momento giusto. Mi dispiace tanto per te. Sono dispiaciuto. Qualcuno lo doveva pur fare. Mi dispiace, io mi sono sacrificato per voi. Bene, amici, finiamo qui questa serata in bellezza. E noi chiaramente ci vediamo qui al salottino, però quello vero, le prossime volte. Questa è una puntata un po' speciale del Salottino Blues, in compagnia con il nostro amico Umberto Ronco. Il mito Paolino Birdman Blues. Lunga vita al blues, amici. Lunga vita al blues tutta buonanotte. La vita. Buonanotte. Buonanotte.